Trovate le istruzioni stampabili del biglietto anche su un link nelle info. Prima di tutto prendiamo un cartoncino di base che tagliamo a misura. Lo pieghiamo a metà. E calcoliamo il centro della parte esterna, segnandolo con una croce a matita. Prendiamo ora un compasso e con un'apertura di 3,5 cm tracciamo il cerchio. Con un taglierino leviamo via il cerchio, tracciando il contorno. Prendiamo ora una carta decorata a tema natalizio. Tracciamo il centro con lo stesso procedimento di prima. Creiamo un foro circolare della stessa misura. Aggiungiamo del nastro biadesivo per l'operazione successiva e lasciamo da parte. Intanto con un timbro natalizio, anche con una frase d'auguri, realizziamo la stampa attraverso il foro realizzato, in modo da essere certi che si vedrà bene. Quindi ci procuriamo un pezzo di acetato e dopo averlo contornato con del nastro biadesivo, lo applichiamo sopra la base iniziale, coprendo il foro e facendo attenzione che non si vedano tracce di biadesivo attraverso. Ora possiamo chiudere il tutto con il cartoncino decorato di prima, che così nasconderà l'acetato creando una finestrella. È giunto il momento di decorare. Io utilizzo delle palline di carta che ho decorato con del glitter. E le vado a posizionare nel bordo del cerchio con del biadesivo. Prendo ora dei fiori di Natale, sempre glitterati. E dopo averli resi tridimensionali piegando i petali, li incollo negli spazi vuoti tra le palline. In questo modo completo la ghirlanda. Aggiungo il centrale brillante dei fiori.
Non dimentichiamo di far sapere ai destinatari dei nostri biglietti natalizi che sono stati realizzati con le nostre mani. Spero che il progetto vi sia piaciuto. Alla prossima!